parte la preparazione del Cervinara sotto un diluvio che fa ben sperare. Vabbè, fa ben sperare. No, il detto antico dice sposa bagnata, sposa fortunata, ma non è questo il problema. Siamo partiti con un po' di ritardo perché è venuta un'autentica bufera d'acqua, però adesso ha smesso, sembra una giornata invernale, va bene così, siamo in tanti, mi sembra 35, poi vedremo un attimo. Tanti under in questo nuovo Cervinara, ci sarà da fare una bella lievitatura. Sì, ma è stato fatto proprio per questo, siccome l'anno scorso gli under sono quelli che ci sono mancati, quest'anno abbiamo fatto di tutto per averne tanti, di fare una scelta tra quelli che sono venuti, così poi si inizia con il piede giusto anche in quelli lì che servono per vincere o per lottare per vincere un campionato. Presidente, tanti nuovi arrivi over, saranno solo questi o ci sarà ancora qualche calciatore come classica ciliegina sulla torta? No, oggi c'è già una ciliegina sulla torta, c'è Walter Russo con noi, speriamo di riuscirlo a convincere a rimanere qui a Cervinara, era quel giocatore che stiamo cercando di per completare questa rosa, che doveva essere una rosa importante. Una rosa importante in un girone importante dove tante squadre hanno allestito delle compagini forti e capaci di dar vita ad un campionato forse ancora più avvincente dell'anno scorso. Sì, lo so, sto leggendo, anche se sono stato in vacanza, i ragazzi dirigenti a Cervinara da qui mi hanno inoltrato di messaggi per dirmi gli acquisti di altre società che si stanno organizzando, ma a noi questo non fa paura, noi dobbiamo pensare a noi stessi. L'anno scorso siamo partiti col piede sbagliato, quest'anno no, mi sono anticipato su tutto quello che c'era da fare, sulle scelte dei giocatori, sui chiarimenti, anche se c'è stata qualche polemica che va bene così, però quest'anno il Cervinara non poteva sbagliare. Le polemiche ci stanno, poi il campo dirà se le scelte sono state quelle giuste o quelle sbagliate. A proposito di campo, tanti non hanno capito la scelta di San Martino, ci può dare le ragioni perché si allena al Cervinara a San Martino e non a Cervinara? No, è stata una scelta voluta da noi, me l'ha chiesta Alessandro, per allenarci su un campo dove si poteva vedere un po' meglio anche il fattore tecnico di alcuni giocatori, specialmente di quelli dei ragazzini, e poi anche per stare su un campo dove non c'era molta polvere, visto il caldo che faceva lì, si alza tanta polvere, e quindi non abbiamo forzato nemmeno l'ammonizzazione per fare presto i lavori, ma domani inizieranno i lavori della sistemazione del campo. È già stato dato mandato a una ditta che deve fare questi lavori, quindi il sindaco mi ha detto che è tutto a posto, che domani si partirà con il lavoro.